Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriremo assieme per la prima volta una Woot Box. Questa azienda mi ha contattato di recente per propormi una collaborazione ed io, prima di accettare, ho un po' controllato online per vedere come erano composte le loro box e devo dire che, a differenza di Loot Crate, che costa un casino e poi alla fine dentro c'è roba abbastanza deludente, perlomeno io parlo di quella a tema Harry Potter. Quindi ho visto che questa box invece contiene di solito delle cose molto molto carine e che il valore degli oggetti contenuti supera sempre quello speso. Infatti una cosa che mi è piaciuta molto di questa box è che il prezzo è davvero molto molto contenuto. Siamo attorno ai 25 euro e addirittura si trovano dei codici per abbassare ulteriormente il prezzo, incluse le spedizioni, arriva dalla Francia e arriva puntualissima i primi di ogni mese. A me è arrivata il 3 aprile se non sbaglio, quindi all'inizio del mese, non come quelle che arrivano dall'America che praticamente arrivano un mese dopo rispetto alla data stabilita. Quindi anche questo grandissimo vantaggio. Il tema di questo mese erano i supereroi, in particolare gli Avengers, i Guardiani della Galassia e God of War. Quindi io ho accettato, mi hanno mandato subito la loro prima box e la cosa bella che mi piace è che voi adesso guardando questo video potrete ancora andare ad acquistare la box sul loro sito perché è possibile prenderla per tutto il mese, quindi qualora vi piacesse il contenuto siete ancora in tempo sia per questa e addirittura per quella del mese precedente che io non ho avuto ma che ho visto sul canale di Martina Martinao, lei l'ha aperta e ha trovato addirittura, se non sbaglio, una sciarpa di Grifondoro, quindi secondo me ne vale assolutamente la pena. Adesso bando alle ciance, vi ho presentato un po' questa box e andiamo a scoprire il contenuto, vediamo cosa c'è all'interno e se ne varrà davvero la pena. Bene ragazzi, io direi intanto di aprirla e di farvela vedere a voi e poi vado a sbirciare io all'interno. Ecco qui la box, ditemi se ne vale la pena, speriamo di sì e adesso guardo anch'io. Ok, come non detto, c'era sopra il volantino, quindi togliamolo e vi mostro meglio il contenuto. Bene ragazzi, adesso vado a sbirciare anch'io e... ok, wow. Già ho visto una cosa che mi piace tantissimo. A dire il vero ne ho viste due, quindi già sono molto molto contento e sono davvero super positivo per questa box. Bene, come vi dicevo, il contenuto, non posso smettere di guardare all'interno, il contenuto era a tema Avengers, Infinity War, Guardiani della Galassia e God of War. Quindi ragazzi, cominciamo a tirare fuori la roba. Intanto direi di cominciare dalla squilletta che è presente ogni mese. In questo caso abbiamo una sorta di carro armato. Ormai ho tantissime spillette e mi sa che sta per partire la collezione anche di queste perché ho quelle delle box di altre aziende che ho già preso più altre spillette che ho acquistato ad esempio a Disneyland, quindi ne ho già un cassetto pieno e magari un giorno ve ne parlerò e ve le mostrerò meglio. Quindi spilletta davvero molto molto carina. Poi ecco che troviamo all'interno, io direi di conservare per la fine il pezzo grosso, abbiamo una Funko Mystery Mini, ragazzi, già come saprete solamente questa costa dai 6 agli 8 euro, quindi è già tanta roba averne trovata una. Ho visto anche che nelle box precedenti c'è quasi sempre un Funko Pop, quindi sono davvero super fomentato. Direi di aprirla e vediamo se sarò fortunato. Qui possiamo trovare i vari personaggi di Infinity War, quindi è una Mystery Mini molto molto recente. Ed è possibile trovare Hulkbuster, che è uno su 24, ma anche Hulk, Spider-Man, Thor, Iron Man, Black Panther, Thanos, Doctor Strange e qualche altro personaggio che però non conosco. Mi sfugge un po' il nome perché non sono proprio accanitissimo fan Marvel, ma diciamo che una buona parte dei film li ho già visti. E sono molto curioso di andare a vedere anche Infinity War. Bene ragazzi, vediamo chi vado a trovare. A me piacerebbe molto Iron Man, ma anche Spider-Man e Hulkbuster. Questi tre sono i miei preferiti. Quindi andiamo a tirarlo fuori e vediamo chi c'è all'interno. Ok, io ormai sono espertissimo di Mystery Mini e andiamo a palpeggiare. È un personaggio abbastanza piccolo. Bene, apriamolo e scopriamolo assieme.
Vediamo un po'. Sì, ragazzi, che fortuna! Molto fortunato. Ho trovato Iron Man. Mi piace un sacco. Era uno di quelli che volevo e sono davvero contentissimo. Ultra dettagliato ed è anche bubbled. Davvero molto molto ben fatto. Sono super contento, sono stato molto molto fortunato. Che bello, ogni tanto una gioia. Quindi mettiamo qui il nostro Iron Man. Poi ragazzi abbiamo anche una maglietta. E si tratta di una maglietta esclusiva per Wootbox. Ed è una maglietta ufficiale God of War. È logata all'interno, quindi adesso ve la vado a mostrare. Io non ho mai giocato a questo gioco. Fatemi sapere voi nei commenti se ci giocate, se lo conoscete. E vi anticipo anche che vorrei acquistare una console. Quindi magari coglierei questa occasione per chiedervi consiglio, perché vorrei acquistare o una Nintendo Switch o una Xbox, non lo so, sono molto molto confuso. Io non ho una console da tantissimo tempo, l'ultima che ho avuto è la PlayStation 2, quindi fatevi voi un po' i conti. Fatemi sapere cosa dovrei acquistare secondo voi in base ai miei gusti, perché mi fido del vostro giudizio. Ecco qui la maglietta, io ho preso una L, però forse dovevo prendere una M, devo un po' valutare. Ecco qui ragazzi, guardate quanto è figa questa maglietta, io non conosco il gioco, però mi piace parecchio. Questa magari posso usarla per andare a correre, perché mi piace il fatto che è bianca, mi piace anche la stampa, molto molto bella. Sì, 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 devo dire molto bella, prodotto ufficiale, quindi ci siamo, ci sta tutto. Ragazzi, come vi dicevo, appunto, dentro queste box, tutta roba ufficiale, e quindi già io direi che abbiamo pareggiato il costo della box. Poi c'è ancora una cosa sul fondo, in questo caso è una cosa a tema Trono di Spade, sì, perché c'era scritto che il tema era anche il Trono di Spade. Ecco qui, si tratta di una placchetta in metallo da appendere, ci sono quattro fori qui agli angoli, ed ecco che abbiamo una delle scene più famose dell'ultima stagione, dove c'è il Re della Notte che sta cavalcando il drago ghiacciato, il nostro Viserion. Quindi ragazzi, guardate quanto è carina questa illustrazione, questa scena. Abbiamo tutti i non morti, gli estranei, abbiamo il drago che spara il fuoco ghiacciato e che sta sciogliendo la barriera. Forse questa box è un po' spoilerosa, però io ormai, a distanza di tutti questi mesi, sono sicuro che i fan del Trono di Spade avranno già visto tutte le puntate. Molto bella anche da tenere esposta in una mensola, e questa qua mi sa che finirà nel mio sfondo. Molto molto carina anche questa. E poi l'ultima cosa, il pezzo grosso, ragazzi, c'è una Q-Fig enorme. Guardate che bella questa Q-Fig dei Guardiani della Galassia. Troviamo Rocket e sulla testa di Rocket c'è un piccolo Groot. Io direi di tirarla fuori dalla sua scatola, perché mi sembra davvero una figata. E come saprete costano anche parecchio, perché una Q-Fig del genere credo che non costi meno di 20 euro, visto che io quella di Harry Potter l'ho pagata 24, ma è possibile controllare facilmente su Amazon e scoprire il prezzo. È davvero bellissima, a me piacciono un sacco queste Q-Fig perché hanno dei dettagli spettacolari. Io ve la faccio vedere più da vicino, ecco che abbiamo Rocket. La fig è molto molto dinamica, mi piace tantissimo il fumo che fuoriesce dalla pistola. È bellissimo anche il piccolo Groot posizionato sulla testa, fatto davvero da Dio ragazzi. Dettagliatissimo, scolpite benissimo queste Q-Fig, naturalmente sotto licenza Marvel, sotto è tutta logata Guardiani della Galassia, Marvel, ed è appunto Rocket e Groot. Ragazzi, fantastica. Questa box, come vi ripeto, costa meno di 25 euro incluse le spedizioni. Solamente questa vale circa 20 euro, se non di più. E abbiamo anche il magazine, che adesso andiamo a guardare. Poi abbiamo trovato la Mystery Mini, la maglietta ufficiale, la placca del Trono di Spade, la spilletta. Io ve la straconsiglio, ragazzi. Finalmente una box degna di questo nome, una box che dà quello per la quale è nata, cioè dà un extra valore ai vostri soldi. Quindi finalmente sono molto molto contento. Io non ci guadagno niente ragazzi, non ho nessuna percentuale, l'unica cosa è che mi stanno mandando queste box, quindi o le comprate o no, a me non cambia nulla, però davvero io ve la straconsiglio. Una delle poche, pochissime box che secondo me vale la pena prendere, visto che si va sicuro in pari e ci si guadagna parecchio.
questa box, fatevi conto, 20 euro questa, calcolate altre 10 almeno la maglietta, siamo a 30, altre 7 euro questa, siamo a 37, poi abbiamo la placca, abbiamo la spilla, andiamo decisamente oltre 40 euro, quindi quasi il doppio del valore speso. Qui all'interno del nostro magazine troviamo delle foto che bisogna condividere sui social ogni volta che si riceve la box, perché è bello fare così. E poi ragazzi, all'interno ancora abbiamo altri prodotti che si trovano sempre in vendita sul loro sito. Naturalmente in info box trovate tutti i link e mi hanno dato un link da lasciare, quindi credo che quello sia fondamentale per la collaborazione. Quindi vi chiedo ragazzi di andare a curiosare sul sito e di cliccare su questo link se volete continuare a vedere queste box sul canale. Poi abbiamo quello che si trova all'interno della box e a quanto vedo addirittura è specificato il valore. Qui loro valutano questa statuetta appunto 20 euro, la maglietta ufficiale la valutano 20 euro ed effettivamente se la compraste su da GameStop ad esempio la paghereste sicuramente tra i 15 e i 20 euro. La placca è valutata 9 euro, la Mystery Mini 8 euro, quindi direi che i prezzi sono abbastanza onesti, e 4 euro la spilletta. Il prossimo mese il tema sarà horror, a quanto pare, visto che c'è Freddy Krueger, troviamo Nightmare qui in questo spoiler, e se non sbaglio sul sito è riportato qualche altro spoiler e dovrebbe esserci qualcosa a tema Lara Croft. Quindi sono curiosissimo, non vedo l'ora di ricevere la box di maggio, quindi ragazzi ogni mese la unboxeremo assieme e qualora vi piacesse la potete acquistare dal link direttamente sul loro sito. Questa cosa mi piace un sacco perché così non l'acquistate al buio ma sapete già in anticipo quello che c'è all'interno. La box come al solito può essere risvoltata come tutte le box e quindi adesso vi mostro anche questo. Ecco qui ragazzi la nostra box completamente rivoltata a tema God of War, è davvero molto molto carina e la userò per riporci le cose dentro, perché queste box le conservo sempre sotto il mio letto piene di cose, piene di roba che tengo in sospeso. E ragazzi, mettiamoci qui sopra le nostre due action figure, davvero una box molto bella. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti ragazzi, ci tengo tantissimo al vostro parere, alla vostra opinione. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fino alla fine e vi do appuntamento prestissimo con nuove aperture, nuove box. E ragazzi, naturalmente se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale qualora non foste ancora iscritti. Io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!